Watson ist 13-11 vor Halbzeit. Beran. Kaffee schon vor. Cassano. Gut von uns sein. Falco Messina. Flavio Falco. Wenn Flavio Falco. Ja, dann haben sie halt den anderen wieder reaktiviert. Ne? Und wieso falsch für die Italien? Ja, vor allem hat er voriges Jahr keine gute Saison gemacht und heuer läuft er. Notarangelo haben sie wieder reaktiviert, habe ich gesehen. Nein, ich verletze mich bis heim. Sieht man auch, hat er wieder hochgeholt. Sagst du doch noch, dass hier jemand den 90 Euro hat? Weil der Andi nicht so ist, ja noch gar nicht so.
Buonasera, un cordiale benvenuto qua dalla palestra Palazzetto Raiffeisen di Eppan a Piano. Sta per iniziare tra 5-6 minuti la partita della squadra di casa dell'Eppan contro la capolista del campionato Serie A Beretta del Fasano. Questa è la quinta giornata. Accanto a me ho di nuovo mio fratello Ricci. E questo inizio campionato, come ti sembra, Ricci? È un inizio un po' con alti e bassi. Otto, abbiamo vinto bene a Carpi, abbiamo sofferto contro il Pressano, fatto un pareggio, poi col Bolzano purtroppo, nonostante che eravamo avanti di tanti gol, alla fine abbiamo fatto un pareggio, un punto perso per l'Eppan, e poi per la partita di Merano dove abbiamo, diciamo, regalato l'ultimo attacco del Merano dandogli in mano la palla, abbiamo fatto un pareggio anche lì. Comunque poteva andare peggio, poteva andare meglio, intanto siamo qui oggi e siamo al completo. C'è un grande Fasano capolista, l'anno scorso abbiamo vinto qui contro il Fasano e perso alla grande in casa loro. Speriamo che sia una partita tirata, perché vedendo la classifica dove sta adesso il Fasano, chiaramente possiamo sperare solo in questo. Dicevi prima delle partite, diciamo, dei pari che l'Eppan ha fatto, sono partite, cioè sono dei punti vinti o dei punti buttati al vento alla fin fine? Ma alla fin fine, visto com'era il risultato durante le partite, sono due partite dove abbiamo regalato in ognuna un punto importante, un punto che alla fine magari ci farà molto male per giocarci la salvezza. Comunque intanto non parliamo di salvezza, parliamo di questi due punti persi in casa, uno contro il Bolzano, uno contro il Merano. Però diciamo la squadra c'è, ha reagito e speriamo che oggi faccia una grande partita, perché in casa è sempre importante fare un buon risultato. Bene, allora vi do, cari telespettatori a casa, vi do il benvenuto a questa partita. Il Fasano si presenta col numero 16 Vito Fobio, col 22 Daniele Vinci, col 59 Domenico Pinto, col 7 Filippo Angiolini, il 23 Gelico Bearibic, col numero 8 Simone Angeloni, col 95 Albin Jalstam, col 25 Simon Huartenbo, scusate la mia pronuncia, poi il numero 11 Davide Pugliese, il 13 Davide Notarangelo, Carlo Sperti col numero 10 che è tornato in Puglia quest'anno, il 18 Emiliano Franceschetti e poi col numero 5 Gianluca Grassi, allenatore Francesco Ancona. L'Eppan si presenta come sempre con Bortolotti in porta numero 1, Oberauch Jan Niklas col 6, Sliepcevic col numero 8, Singer Simon con il 9, Pircher Andy con il 10, Branch Thomas col 11, Raffl col 12 portiere, 13 Wiedenhofer, il numero 14 Modesta Starolis, col numero 17 il capitano Pircher Moritz, il 22 Starcevic Ratko, col 30 Uros Lazarevic, il bomber della squadra, poi segue Santinelli Omar col 34, Sepp Mattias col 39 e completa la lista il numero 91 Mora del Bernd, allenatore Klimek, una bella pallamano a noi tutti davanti ai PC e speriamo che sia una partita corretta come è stata fino adesso in quest'anno e godiamoci questa nuova e sicuramente appassionante partita dell'Eppan in casa, che sino adesso ha fatto sempre spettacolo anche davanti a una squadra come il Fasano, che si presenta quest'anno con due giocatori di peso che sono stati presi, e parlo di Carlo Sperti all'ala destra. Poi è tornato anche Notarangelo col 13 in campo, infortunato alla fine dell'anno scorso, sempre ancora con Albin Jalstram in cabina di regia, e il Fasano si è preso pure un altro ragazzo svedese
che andrà sicuramente ad dare una mano forte a questa già forte squadra. Ricordo che l'anno scorso alla fine del campionato il Fasano era una delle società più forti, avendo fatto un girone di ritorno alla grande. Inizia la partita con il Lepan nella classica difesa 6-0 con Branch, Thomas e con Uros Lazarevic al centro e con i rispettivi secondi Ratko e da questa parte Starolis, e alla parte sinistra c'è Singer Simon, alla parte destra Jan Niklas, molto veloce sulle gambe pure lui, in porta come sempre all'inizio di partita Rafi Christian, e dall'altra parte vediamo Vito Fobio in porta, già si entra al secondo pivot, vediamo come il Fasano incomincia la partita sicuramente con una legnata come l'anno scorso che va a infilarsi all'incrocio dei pali alla destra di Christian, è stata una bordata e ha fatto capire subito di che pasta è fatto Jarlstam Albin, io lo chiamo Albin perché a me piace sempre dare il nome, non il cognome ma il nome. Vediamo Uros con Ratko adesso che ha la palla, entra secondo pivot Tommy, fa girare la palla contro questa difesa mista direi dell'Epan, cioè del Fasano, che è una specie di 6-0 anticipata sui secondi in modo da contrastare un attimino i varchi dei nostri terzini. È un bel tiro sotto mano anche che va a infilarsi Vito, e dall'altra parte con una grande velocità di gioco Jarlstam fa il passaggio al pivot che non si fa pregare questa volta, è 2-1 e in due minuti già abbiamo visto tre gol. Qua ci potrebbe già stare anche il cartellino giallo perché purtroppo è stato picchiato un po' in faccia da parte del numero 7 Filippo Angioloni. E palla murata di Tommy e palla va a finire sull'angolo. Ecco. Molto motivata naturalmente la difesa del Fasano che come capolista si presenta qua con una grande consapevolezza dei propri mezzi. Altro tiro murato di Ratko e qua si prende il tiro Uros e la palla va a finire fuori dello specchio della porta. Notarangelo sempre in controattacco adesso. Ecco, adesso il Fasano è sotto passivo non avendo giocato molto molto bene in attacco, comunque tiro sbagliato che va sul palo, controattacco veloce dell'Epan con la palla di Starolis che va su Ratko, adesso sull'ala sinistra, alla destra e gran bel gol di Jan Niklas, gran bel gol di Jan Niklas che porta sul due pari la squadra dell'Oltre Adige di Lepan anche in questa sera in maglietta giallo-blu. E anche questa sera c'è un tifo incandescente sulle nostre
tribuna. Epan, Epan, gridano tutti. Palla a Notarangelo che sbaglia, e questo qua è il nuovo ragazzo svedese numero 25, Simon Alala, che fa il suo il gol del contrattacco veloce sul pivot, gol di Tomi su passaggio di Starolis. Fino adesso una partita con i ritmi, diciamo, abbastanza contenuti per quello che abbiamo visto quest'anno. Comunque sempre così, i primi minuti sono un po', diciamo, da aspettare come reagisce anche la squadra avversaria. Insomma, è entrata, adesso arriva il terzino da dietro, palla che non va a finire nelle mani di Carlo Sperti, perché Notarangelo ha sbagliato troppo. E qua c'è questo tiro di Angiolini e uno sbaglio al centrocampo, l'Epan non è riuscito a fare il centrocampo immediato, per cui la palla è stata rimessa in gioco in modo lentamente. E tra Emiliano Franceschetti e Gelico lì al centro sono dei grandi problemi per l'Epan. Sono due ragazzi molto molto esperti, soprattutto Gelico è molto preparato fisicamente, Franceschetti, quindi è difficile passare tra di loro. L'Epan deve cercare assolutamente di trovare degli spazi a livello, diciamo, delle ali e del pivot, altrimenti saranno dei problemi grossi, uno contro uno, e come ho detto sulle ali meglio. Ma qua Singer sbaglia questo tiro apparentemente facile, doveva tirare dall'altra parte, magari schiacciando la palla. Di nuovo Jarlstam per il Fasano in attacco. Adesso chiama di nuovo questo nuovo schema Albin, con l'entrata di Franceschetti dall'altra parte e l'uno contro uno di Angiolini, e va a prendersi il rigore sacrosanto in questo modo, perché è stato preso da dietro da Ratko, e sono pure due minuti per Ratko. Qua purtroppo la difesa si è mossa troppo poco. Vediamo che entra al posto di Christian, entra Samuele a cercare di parare questo tiro di Albin, grande rigorista già l'anno scorso, avendo fatto penso sugli 200 gol al campionato, sicuramente una delle pedine più forti dal punto di vista del tiro. Speriamo per l'Epan che Samuele pari su sta palla, e invece no, la palla viene lanciata in una maniera ineccepibile, e 5-3 per il Fasano. Chiedo a mio fratello, cioè all'inizio di questa partita è un po' lento, un po' in sordina, tu che ne dici? Sì, ritmo un po' blando, purtroppo prima Starolis invece di andare da solo ha optato per un passaggio all'ala un po' complicato, e adesso rigore, siamo già a 3-5 per il Fasano e siamo uno in meno, e vediamo un bellissimo Fovio in porta, e queste sono le differenze che vediamo attualmente col Fasano forte. E avendo in porta io dico sempre un ragazzo di 42 anni che fa di queste parate e salva la squadra, e poi la squadra riesce a fare un gol immediato, tanto di cappello a Vito e ai suoi compagni che lo aiutano in questo modo. 6-3 è già un vantaggio abbastanza consistente dopo 8 minuti, cioè dopo 9 minuti di partita.
la palla dell'Eppan deve viaggiare in modo diverso, molto più velocemente, e altrimenti i due centrali si devono muovere poco. Parata di nuovo di Vito, controattacco di nuovo del Fasano. C'è questo cambio continuo tra Gelico e Albin, attacco e difesa, che dà un momento di spazio ad Albin e può naturalmente rigenerare fuori. Ha fatto questo passaggio schiacciato. L'Eppan è partito male in questa partita, veramente male. Io mi aspetto dall'allenatore un time out immediato adesso, perché sono già 4 le lunghezze di vantaggio da parte della squadra pugliese, e così la squadra di casa non può continuare la partita. Niente di fatto, qua tutti recriminano il rigore, però secondo me non è così. Nel contrattacco invece il Fasano parte subito, Cristian fa una delle di quelle sue parate sperando che incominci a svegliare la sua squadra, e invece il 18 Franceschetti era molto sveglio in questo momento, ha preso il pallone. E posso dire che il Fasano non è che faccia non so che cose in questa partita, ma sfrutta gli errori in una maniera molto determinata, e la squadra dell'Eppan si ritrova in svantaggio. Speriamo per noi tutti che si riprenda un po' tutto quanto. Palla sul palo, e qua la squadra deve partire molto più velocemente, perché il Fasano in fase di ritorno è molto molto forte. Altra palla per il Fasano, adesso la partita si incomincia a scaldare. C'è Gelico che accenna un leggero infortunio, comunque come lo conosco io non è niente di grave, deve uscire e deve stare fuori adesso. Dovrebbe stare fuori per 3 attacchi adesso Gelico. Sì, dovrebbe, perché erano già in fase di attacco. Vediamo come la vedono gli arbitri, adesso anche i cronometristi, però diciamo la regola è questa, Otto. Ah, ok. Altro palo, altra traversa, rimessa laterale. E altro tiro sbagliato da Simon contro questo Vito, che prima gli offre il palo lungo e Simon purtroppo non riesce a sfruttare questa occasione, già la seconda, e comincia a sbagliare un po' di troppo adesso l'Eppan in questa sera. Ma sappiamo di tutte le partite che abbiamo visto anche quest'anno che le partite finiscono con do, come è successo a Merano, quindi non mi preoccuperei ancora di troppo. Però l'Eppan deve cercare di entrare in un'altra maniera in questa partita, che fino adesso è iniziata un po' in sordina. Dopo 13 minuti è sotto per 7-3, e Vito Fovio, come vedo dal mio compagno qua vicino a me, è nato nel 79, significa che ha la bellezza di 42 anni ed è il migliore in campo fino adesso. Qua ci stava il rigore, perché Franceschetti è passato nei 6 metri, comunque niente di fatto per la squadra di casa. E Vito c'è di nuovo, e c'è di nuovo, e un'altra terza volta.
dicono che era gol, ma l'arbitro era lì e forse avrà visto di più, non lo so io. Comunque ancora il Fasano in attacco. Qua sotto fallo era a piede, ma era sotto fallo, significa che l'arbitro ha fatto bene in questo caso. Sotto passivo adesso, attenzione al tiro di Albin. E l'avevo pronosticato, comunque è andata bene per l'Eppan, contropiede adesso di Simon. E gran gol in controattacco, qua adesso incomincia a scaldarsi la partita. Il Fasano già ha fatto 4-5 pali. Nel frattempo vediamo che Christian intanto para e poi vedo che il Carpi è in vantaggio sul Cassano per 23-18. C'è il cronometrista che va a parlare con l'arbitro e due minuti per la panchina del Fasano. Il commissario Campo ha fatto venire da sé l'arbitro, l'ha richiamato e due minuti significa che adesso l'Eppan è in vantaggio per due minuti e il Fasano gioca in cinque. Vediamo se poi Francesco Ancona, l'allenatore, decide di mettere dentro un altro giocatore e di giocare senza portiere. Non so perché, forse sicuramente ci sarà stata una protesta da parte di un ragazzo pugliese. 7-4 con l'Eppan in sovranumero, palla sul piede, non ha visto l'arbitro, ha sbagliato alla grande, tutti l'hanno visto, comunque succede anche questo, fuori lo beccano tutti quanti, purtroppo succede anche questo. Intanto per calmare le anime ci pensa Ratko, che fa un gol entrando in uno contro uno. Speriamo per la squadra di casa che tutto quello non influisca troppo dal punto di vista dei nervi, perché non l'hanno visto purtroppo. Vabbè, l'Eppan deve pensare al gioco e non pensare a questi particolarità. Notarangelo, Albin, e Albin ha questo tiro fantastico da sotto, hai visto? Pazzesco, ma nel controattacco, ecco, velocità bestiale di Jan Niklas, già il secondo, come mi dicono gli spettatori qua, è già il secondo tiro in velocità di Jan Niklas. Adesso il completo, avendo però tirato fuori il portiere, significa che si gioca con l'empty net goal. Vedo che l'allenatore richiede il time out. C'è un po' di casino in giro, si prende il giallo Vito Fovio, avendo discusso con l'arbitro, tutti un po' nervosi questa sera. Stranamente questa è una sera dove c'è un commissario campo, stranamente le altre partite non c'era il commissario campo e questa sera c'è da discutere parecchio su delle cose. Niente, si riparte.
l'allenatore dell'Eppan ha rimesso via di nuovo il suo cartellino del time out. Ai ai ai, questa sera la vedo un po' brutta dal punto di vista della gestione della partita, anche questo la vedo brutta. Speriamo che, ecco, e qua fanno bene gli arbitri, fanno bene a tirare fuori qualche ragazzo, ma non solo del Fasano, ma anche di tutto quanto. Loro devono cercare di gestire un po' meglio questa partita che negli ultimi minuti è diventata abbastanza nervosa. Altro sovrannumero da parte dell'Eppan, che deve cercare di rientrare meglio in partita. Speriamo per loro che adesso riescono a farlo, ma vediamo che il Fasano si muove molto bene in fase difensiva. E qua adesso qua fanno pulire il campo, entra il ragazzino con la scopa, anche per calmare un po' tutto. E riparte. E questa qua è veramente stata una bella azione, è stata un'azione di scalata al rovescio che ha portato al centro Uros a fare questo gol e porta la sua squadra a 7 gol dopo 19 minuti di partita. Intanto Jan Niklas esce su Jarlstam, palla a Notarangelo, e qua ha fatto veramente un ottimo lavoro l'Eppan in fase difensiva anticipando Notarangelo, contrattacco e palo clamoroso di Dragan sul pivot. È bello questo passaggio di Ratko su Dragan, che adesso ha centrato la porta e non solo il palo. Ancora in 5 il Fasano. Si è ripresa adesso la squadra dell'Eppan, Ricci. Che dici tu? Sì, diciamo che siamo lì di nuovo. Purtroppo qualche nervosismo per delle decisioni arbitrali. Purtroppo è così, comunque il risultato adesso è buono. Garaffel para e Eppan si è svegliato. Sì, anche Christian sta facendo di nuovo un'ottima partita. Questo se non era rigore perché è passato nei 6 metri. Adesso c'è il time out da parte del Fasano. Ci sentiamo tra un minuto.
si riprende questa partita sul 9 pari, bella adesso alla fine questa partita. E Cesa e la squadra di casa ha ripreso in mano questa partita che sembrava aver già sfuggita. Comunque bel passaggio che non è andato in porto, controattacco, qua deve spingere Leppan, deve spingere subito se vuole andare a fare gol, deve continuare. E bel gol di Uros, un bel gol di Uros che batte Vito sul palo corto e la squadra dell'Eppan si porta in vantaggio per un gol contro la capolista del campionato Serie A Beretta. Vediamo come continua questa performance questa sera. E Albin con la sua invenzione di passaggio, di finta di passaggio, ha fatto andare via il suo difensore diretto e poi ha punito per l'ennesima volta il pur bravissimo Christian in porta. 10 pari. Nel frattempo vediamo che il Trieste è in vantaggio per 11-7 contro il Brixen dopo 20 minuti del primo tempo. Per me una sorpresa, ma sappiamo che le partite finiscono alla fine, quello lo sapevamo e lo sappiamo. E uno come Zelico che sgoba lì al centro è una cosa pazzesca. E qua perde la testa Uros andando a buttare via un pallone che poteva essere gestito in una maniera diversa, ma dai, ci sta anche questo. Poi vediamo, mio fratello mi fa vedere, il Bozen è in vantaggio a 3 minuti dalla fine contro il Merano per 26-23, anche quello il derby dell'Alto Adige. E qua tutti hanno dormito a parte Christian che ci ha messo di nuovo la pezza su questo tiro di Franceschetti, l'argentino Franceschetti, altra parata e in questo caso una grande dormita dà di nuovo la possibilità di fare un gol su rigore che il solito Albin va a tirare contro Samuele, il Veneto, doc della nostra squadra. L'arbitro vuole che acceleri un attimino l'entrata in campo. Di nuovo Albin contro Samuele. Identico il tiro di prima. È identico e purtroppo non è stato niente da fare. Gol per il Fasano che si riporta in vantaggio per un gol sull'11-10. A 7 minuti dalla fine del primo tempo rientra Christian in porta. Oh, si è svegliato anche Starolis, che si è alzato in una maniera incredibile, però Vito gli ha dapprima chiuso la porta e poi su questo tiro, su questo rimpallo, Dragan si è presa la palla e ha fatto il suo bel gol dal pivot, 11 pari. Palla viaggia velocemente adesso e qua devono anticipare i terzini, altrimenti sia Angiolini che dall'altra parte, anche perché in attacco contro un Vito che sta incominciando a parare sono dei problemi seri per il Leppan in questo caso, cioè Leppan secondo me dovrebbe cercare di far andare la palla in una maniera molto più lentamente, la palla del Fasano, stando solo fermi sui 6 metri,
la squadra dell'Alto Adige rischia questi palloni veloci che poi danno la possibilità di fare anche il passaggio al PIV, che questa volta però ha perso la palla. Controattacco e sono passi, però sotto fallo significa che sono 9 metri. Ai 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 ai. Questi sono 2 minuti e se non di più, attenzione, solo 2 minuti, meno male per Ratko che è andato a colpire il braccio del suo avversario. Di nuovo vediamo che la partita si infuoca, vediamo di nuovo che il nervosismo incomincia comandare questa pur bella partita. Niente, continuiamo adesso con Lepanin sotto numero e Uros chiama i suoi compagni di dargli una mano lì al centro. E il passaggio per il pivot, in questo caso per Angiolini, ha sfruttato questo altro gol. Vediamo che questo Albin fa quello che vuole in attacco, giusto Ricci? Non per niente, Otto era il miglior giocatore dell'anno scorso, in attacco lui si prende delle responsabilità e ha dei numeri che altri non conoscono. Ti devo dare ragione, è un giocatore fantastico, sempre corretto in campo e veramente tanto di cappello. E qua entra e si prende i 2 minuti, il numero 7, si prende i 2 minuti Angiolini su questo fallo di Tommy. E intanto l'arbitro ferma la partita e è noto qua sopra che effettivamente i giocatori, che gli arbitri, che pure naturalmente gli allenatori sono troppo nervosi per questa partita, stranamente, perché i numeri per fare una bella partita ce li hanno tutti, ma c'è questo nervosismo che non fa bene a tutti noi e siamo appena verso la fine del primo tempo. Vediamo come andiamo alla fine del secondo tempo, quando la luce si è spenta. Ancora Lepan con una persona in meno. E altro passaggio al pivot. Più 2 per il Fasano. C'è i nostri colleghi, compagni, tifosi della pallamano della Fasano. A Fasano gioiranno momentaneamente per la prestazione della propria squadra. E qua intanto Uros lascia partire uno dei suoi siluri dall'alto della sua altezza di 2,03 metri. Niente c'è stato da fare per Vito, che si arrabbia con i suoi compagni. Francesco fa entrare un altro giocatore in campo, toglie Vito dalla porta, fa entrare Pugliese al terzino destro, mancino com'è, e vediamo adesso come reagisce la squadra pugliese.
bene, e qua bisogna fare il gol immediato, e la palla entra, la palla di Simon Singer entra, ha fatto tutto giustamente, giusto, 14, zitti tutti adesso dopo questo gol di Simon. E adesso Jan Niklas va a marcare Albin, il numero 95 al terzino, sempre ancora senza portiere, il Fasano, palla all'ala sinistra, ancora sotto passivo, andranno tra poco, la palla non va e invece va a schiacciare proprio l'ala sinistra, il pallone su il palo. E bravo, adesso ha calmato tutto, è il time out, pubblicità per noi e ci sentiamo dopo. Prossimi 58 secondi, adesso intanto Lepan è in attacco e cercherà di ritornare in vantaggio contro questo Fasano che nel primo tempo si è presentato veramente in una gran forma, soprattutto sfruttando le debolezze della squadra di casa, specialmente all'inizio di partita. Qua invece Uros ci mette la sua pezza facendo un tiro dai 18 metri, anzi 18, erano forse 14 metri. Carletto non riesce a fare il gol veloce, ma ci sono ancora 15 secondi e sicuramente Jarlstam Albin troverà una delle sue invenzioni come adesso, però la palla è andata via, bene per Lepan che potrebbe fare l'ultimo tiro e poteva fare il passaggio al pivot, invece niente, Vito ha parato quest'ultimo. Ci sentiamo tra 15 minuti scarsi con il vantaggio dell'Eppan per 15-14 contro una squadra di del Fasano e speriamo che la partita continui su questa scia, non innervosendosi troppo e godiamoci questa pallamano anche nel secondo tempo. Ci sentiamo dopo, grazie intanto.
a bite. Woo! Qua al palazzetto Raiffeisen di Eppan per questo secondo tempo di questa vincente partita, abbastanza nervosetta nel primo tempo tra l'Eppan e il Fasano, e vediamo che l'Eppan si ritrova in vantaggio di un gol per 15-14. Intanto il Bolzano ha vinto per un gol col Merano e il Trieste in vantaggio per 7-18 contro il Brixen. Per me una sorpresa, anche perché il Brixen ha fatto vedere veramente delle partite eccezionali ultimamente. Comunque sappiamo che in quel di Trieste è difficile per tutti e Trieste ha bisogno di punti e vuole cercare naturalmente di vincere questa partita, il classico della pallamano italiana. Carletto intanto, finalmente prendendo la prima palla giocabile, ha fatto vedere che c'è anche lui in campo e ha riportato sul 16-15 la squadra del Fasano. L'Eppan si ritrova sempre con gli stessi giocatori in campo, significa con Singer, Simon, con Starolis, con
Ratko con Dragan, con Uros e con Jan Niklas in porta Christian, e anche il Fasano ha di nuovo gli stessi giocatori del primo tempo in campo. Starolis con la palla al pivot, e qua Vito non riesce a chiudere benissimo gli spazi lasciati aperti, e Lepan ha più due adesso. Fasano in attacco, Angiolini che entra, prende il fallo dei 9 metri. Adesso il Fasano rischia di andare sotto passivo. Vediamo come interpreta questo l'arbitro in campo. Già tutti gridano passivo, passivo, effettivamente alza la mano, ma in questo modo il Fasano non riesce a fare il gol con Notarangelo. Adesso attenzione ad Albin che si ritrova a fare uno dei suoi tiri. Controattacco veloce di Uros, palla di nuovo all'ala, e fantastico il gol di Jan Niklas, che la palla è sempre lì lungo, e qua rischia i 2 minuti Uros, ma l'arbitro ha chiuso un occhio, anche due in questo caso. Comunque si scusa con l'arbitro e soprattutto anche col suo giocatore, che è stato preso un po' troppo di mira. Qua adesso si becca i 2 minuti Tommy Branch per questo intervento su Carlo Sperti. Ci poteva stare, ma comunque 2 minuti. Adesso il Fasano si trova con 6 giocatori contro 5 giocatori dell'Epan, e la palla viaggerà in una maniera sicuramente molto molto più veloce di prima. Questi passaggi magari lunghi, comunque Ratko è molto motivato in difesa e non dà scampo ad Albin, che cerca di allargare il gioco del Fasano col passaggio lungo come avevo pronosticato prima. E palla a Carlo Sperti che infila di nuovo Christian sul palo corto e porta 17 i gol della squadra pugliese. Lepan gioca senza portiere, facendo entrare Dragan al pivot. Sempre sotto fallo adesso Lepan. Ratko, palla a Dragan. Fallo, gli arbitri cercano di calmare questa partita che è nata molto nervosamente, che continua su questa scia purtroppo. Speriamo che alla fine non... che alla fine non ci siano dei problemi troppo grandi. Intanto il ragazzino pulisce il parquet umido qua ad Epan. L'Epan Sparer Volksbank in attacco con Uros, che sbaglia questo tiro che non doveva prendersi. Controattacco veloce di Angiolini, che secondo me ha fatto un doppio, ma palla a lui, entra il numero 7, preparato, rientra Gelico
in difesa d'Arman Forte a Franceschetti, e quando entra Beharević sono casini un po' per tutti, perché è un grande sgobbatore e ha un'esperienza pluriannuale. 18 pari. Quattro, che ha sparato vicino alle orecchie questo tiro, controattacco di Albin, che sbaglia pure Albin una volta, controattacco, adesso tutto diventa più veloce. Palo e palla che va a colpire Vito, ma poi esce per fortuna per il Fasano e per sfortuna per la squadra di casa. 19-18 per la squadra di casa. Qua l'arbitro lascia andare, lascia andare quest'azione di Notarangelo. Ancora Uros Ratko e Carlo che sgobba come un pazzo lì al terzino e blocca il bravissimo Ratko. Entra di nuovo al pivot Dragan e altro palo. Questa è la serata dei pali. È entrato molto bene Starolis in questo momento, ma non era conscio della sua possibilità, doveva fare un tiro schiacciato e ci pensa Ratko e parte di nuovo Carlo e buonanotte a tutti quanti e riporta di nuovo il Fasano a fare un gol. Altra storia qua da questa parte con Simon che fa gol. Bella adesso la partita, molto veloce, e vediamo che squadra riesce a tenere questo ritmo imposto adesso dagli allenatori. Vediamo proprio nelle ultime partite, questo purtroppo per l'Eppan è stato uno svantaggio, anche perché solamente questi 7-8 giocatori hanno giocato, per cui alla fine ha mancato un po' di energia. Vediamo questa sera, intanto sempre ancora il Fasano in attacco, l'anticipo di Ratko non è andato in porto, ebbene adesso la difesa dell'Eppan, benissimo, e qua ha sbagliato il portiere Christian, il tiro era sul palo corto. Con velocità di palla di nuovo legnata di Starolis, Leno che porta a più due di nuovo la squadra di casa. Vediamo soprattutto Franceschetti che si innervosisce parecchio adesso in campo, pure anche Vito Fovio. È la squadra capoclassifica che si ritrova adesso sotto per due gol qua ad Appiano, con due pivot adesso ci riprova con l'entrata, bello il passaggio e altra bellissima parata di Christian, con Leppan di nuovo in controattacco e fa suo questo gol Uros. E Vito chiede a Francesco di fermare la partita, infatti così ci sentiamo tra un minuto.
visto un Francesco Ancona così infuriato, potrei dire, come adesso al time out, ma ha tutte le sue ragioni, perché negli ultimi minuti la squadra pugliese ha difeso poco. Comunque c'è ancora di tempo e sono sicuro che, da come lo conosco io, Francesco ha tutte le carte in regola per mettere a posto la sua squadra contro questa squadra dell'Epan, che adesso fa vedere che è la squadra di casa e fa il suo gioco. Comunque l'Epan adesso si ritrova in difesa, Albin ha la palla, Franceschetti, Angiolini al centro, uno contro uno, e rigore sacrosanto con questo cambio direzione da manuale, rigore, esce Christian, l'arbitro ferma, entra di nuovo il Veneto Doc, entra Samuele in porta e vediamo se Albin per la terza volta lo frega come ha fatto prima con i tiri schiacciati dalla sua parte destra. Sono proprio curioso se rimane su questa sua tattica. Ed invece opta per un tiro lob che passa vicino alla testa di questo spilungone. Epan in attacco, fa girare il pallone, Jan Niklas entra al secondo pivot, era libero già due volte ma nessuno l'ha visto. Ratko entra, altro palo, la serata dei pali, speriamo che tengano fino alla fine questi pali, altrimenti bisogna chiudere la partita. Intanto Angiolini sta parlando con l'arbitro, non si sa perché. Discussioni. E intanto entra benissimo dall'altra parte Pugliese. Benissimo la palla per Singer. Un bel passaggio di Starolis. Il Trieste è di nuovo a più 6 nel secondo tempo sul 20-13, anzi più 7. E qua siamo a più 2 per i gialloblu. Oh, oh. E due minuti per Ratko. Qua non si discute. Ha accennato un po' Angiolini, ma quello è normale, cioè non si può afferrare un giocatore alla pancia e puoi sperare che l'arbitro non lo veda, ma questo fa parte anche del nostro gioco. Albin ala sinistra, gol del 59. Domenico Pinto si chiama questo adesso, 59 Pinto. Difesa leggermente rialzata adesso solamente dalla parte di Uros, è abbastanza piatta, dall'altra parte è abbastanza alta. Palla veloce adesso, palla di nuovo a Simon all'ala sinistra che si accinge, e qua altro tiro dell'Epan che Vito va a parare. Tommy cerca di calmare un po' le anime. Bello il passaggio, ma...
Vito li fa la chiude, poi al passaggio al tiro schiacciato per terra da vecchia volpe com'è Vito. Prima gli offre il tiro schiacciato e poi gli chiude i varchi. Tanto Notarangelo di nuovo in campo con Albin. Ancora Pinto all'ala di nuovo. E un altro passaggio di Albin vellutato su Pinto e pari del Fasano. E qua hanno un po' peccato ed erano anche uno in meno e sappiamo che da squadra esperta com'è il Fasano questi errori vengono soprattutto e subito analizzati. Palla all'ala sinistra, qua Singer non doveva andare a fare questo tiro, contrattacco di Angiolini, palla veloce e qua sbaglia pure il Fasano. Questo passaggio a Carlo Sperti non è andato in porto. E in questi movimenti Angiolini deve stare anche attento a non incappare ad un fallo di sfondamento. Gli è andata bene l'ultima volta, questa volta era proprio al limite. E qua Notarangelo va a cercarsi Casini lì in mezzo ai ragazzi dell'Epan in difesa, adesso sotto passivo, palla recuperata dell'Epan però persa di nuovo, è una fase un po' concitante della partita, palla e rigore dopo questo ennesimo passaggio di Albin al pivot. Albin fa quello che vuole, l'abbiamo detto prima, altro rigore per il Fasano e in questo momento Christian rimane in porta. Te l'ho detto. E il nostro Teo deve tornare in campo a pulire il parquet. Albin contro Christian. Altro gol di Albin, il quarto su quattro. Time out di Klimek. Qua ad Epan in questo magico palazzetto con Uros che ha la palla, risultato di più uno per il Fasano adesso che opta per una difesa un po' più aggressiva come all'inizio e qua
sbaglia Uros, la palla è stata ancora toccata dalla difesa, quindi angolo, palla ancora per i giallo-blu. E il Fasano sgobba in difesa, sgobba. Altro palo, è una serata dei pali. E gol su entrata di Urus dopo questo passaggio smarcante di Ratko. E si prende 2 minuti Franceschetti per la discussione con l'arbitro, e secondo me deve stare molto ma molto attento, perché è già la seconda volta che deve uscire Franceschetti. E Ricci, dopo questo avvio di secondo tempo, di che parere sei? Il Fasano chiaramente non molla, è una grande squadra, lo sappiamo, il risultato è 25-25, si va a punto, Franceschetti perde un po' i nervi, ma ci sono ancora 12 minuti di fuoco, penso. Quello lo penso anch'io, che sono 12 minuti di fuoco in questo campionato in cui ognuno può vincere o perdere contro le squadre. Vediamo che anche il Bressanone sta perdendo a Trieste e il Bolzano ha vinto con il Merano, per cui di sorprese ce ne sono parecchie. E nel frattempo qua il Fasano fa suo questo gol con il numero 5. Adesso entra il numero 34, Omar Santinelli, all'ala sinistra, a dare un po' di respiro alla sua squadra. E qua Vito chiude benissimo su Jan Niklas. Vito è sempre Vito in queste situazioni, un giocatore che ha vinto e stravinto tantissimo nella sua vita, e ha sempre giocato in squadre di altissimo livello, avendo giocato anche a Bolzano per anni e a Fasano. E a 11 minuti dalla fine la sua squadra si trova in vantaggio per un gol in attacco, adesso con Angiolini. E qua Leppan in difesa, dormito e stradormito, ma anche queste rimesse veloci di Jan Niklas portano in grave difficoltà il Fasano, che ha rischiato anche in questo caso un 2 minuti. Palla comunque a Uros, che calma un po' tutta la situazione. Manca un po' questa sera l'aiuto di Starolis. Magari negli ultimi 10 minuti riesce a fare qualche segnatura, ma manca veramente tanto. Comunque bel passaggio adesso, e adesso Vito non ha potuto far niente contro questo bellissimo gol di Yannick all'ala destra, e siamo di nuovo là a combattere per un gol, per l'altro gol. E ultimamente questo numero 13 qua fa un po' quello che vuole, entra anche adesso questo uno contro uno, questo Notarangelo Davide, ha fatto veramente adesso una bella entrata e ha portato in vantaggio la sua squadra per 2 gol. Intanto il commissario campo nota all'arbitro che l'allenatore dell'Eppan è un po' troppo nervoso, speriamo che si calmi un po', perché
Stefani in vantaggio, in attacco. È un po' macchinosa adesso tutto l'attacco dell'Epan, anche perché il Fasano adesso incomincia a lottare veramente in una maniera accannita, portando fuori anche qualche ragazzo. L'arbitro ferma tutto e cerca di calmare i giocatori che prima hanno recriminato che lui stesso non aveva visto un fallo su Ratko. Ma qua nessuno si regala niente, come si sa. Altro tiro di Uros, che va a stamparsi sulla faccia di Jeliko Beharević. Secondo me gli arbitri adesso hanno perso un po' l'ordine in campo, hanno perso un po' la gestione e bisognerebbe chiamare il medico, dicono in tribuna, e far uscire Beharević, però da grande lottatore com'è, insomma, insieme dicono i pugliesi, ed è così che bisogna vincere. E qua c'è un po' troppo di qua c'è lotta un po' troppo grande qua. Questi attacchi adesso si vanno a frantumare contro questa difesa pazzesca del Fasano, che non molla mai. E questo tiro è stato veramente un tiro della disperazione di Starolis, e secondo me l'Epan deve cercare adesso di tirare fuori qualcosa dal... E niente da fare, questa entrata, eppure saranno 2 minuti. Ma che cosa ti stai inventando? E perché il rosso? Forse perché Christian è andato a toccare il giocatore, ma sono adesso delle decisioni molto discutibili. Il commissario campo deve andare a calmare l'allenatore dell'Epan. E io avevo già previsato nel primo tempo che la partita sarebbe finita in questo caso, in questo modo. Speriamo che l'allenatore dell'Epan si calmi un attimino, anche perché a 7 minuti dalla fine, essendo sotto solamente di 3 gol contro la capolista, non è una grande... Adesso c'è Christian, deve uscire e deve entrare Samuele al posto suo, ma solamente dopo i 2 minuti sanzionati alla squadra. E qua c'è un nervosismo pazzesco sulle tribune. Cerchiamo E l'allenatore dell'Epan voleva ritirare la sua squadra, una cosa impossibile. Qua bisogna giocarla fino alla fine la partita, non c'è niente da fare, non è successo niente di grave.
sempre ancora il problema che Christian non ne vuol sapere ad uscire. Il commissario Campo chiama ancora l'arbitro, vediamo cosa succede adesso, e l'arbitro sanziona per altri due minuti l'allenatore della squadra dell'Eppan. Significa che bisogna far uscire ancora un altro giocatore dal parquet. L'Eppan si ritroverà adesso solamente con quattro giocatori in campo e secondo me in questo caso rischia veramente di buttare via questa partita, che poteva ancora essere vinta. Niente, manca ancora 7 minuti, non è ancora finita, ma il Fasano adesso ha preso vento e sicuramente non si farà più prendere questa partita. Palla a Uros, parata di Vito ed è entrato adesso di nuovo Samuele, e l'Eppan solamente in quattro in difesa avrà grossissimi problemi adesso con questi palloni che Albin cercherà di gestire nella sua maniera. E sbaglia Carlo Sperti. Non è finita la partita, l'Eppan deve crederci fino alla fine. Intanto è entrato un altro giocatore al posto del portiere. Si muovono come dei pazzi in difesa i pugliesi. Fanno il fallo su Uros, adesso è entrato anche il portiere Samuele in porta, andrà sotto passivo adesso l'Eppan, e qua ci stava anche lo sfondamento. Comunque grandissimo il gol di Starolis che riporta a -2, come ha detto prima non è finita, questa adesso è una lotta fino alla fine, è una lotta fino alla fine. Intanto l'arbitro ferma di nuovo la partita. Adesso ci serve assolutamente una parata, o serve all'Eppan una parata di Samuele. E un gol veloce sarebbe l'ottimale per la squadra di casa. Bene per l'Eppan anche questo. Qua ha sbagliato il 59 e a 4 minuti e mezzo dalla fine l'Eppan potrebbe rientrare in partita facendo magari questo gol, ma con Ratko adesso che prende l'ennesimo palo. Palla ancora per l'Eppan, che adesso si ritrova al completo con Santinelli all'ala, Starolis con la palla, fallo di Jeliko Bearevic, time out e un minuto di intervallo anche per noi. E vai con l'Eppan di nuovo in attacco, 6 contro 6 finalmente,
con il Fasano in due, con due gol di vantaggio. Starolis, per Lepan, qua sbaglia tutto, Angiolini va in controattacco e buonanotte per Lepan, qua ha sbagliato veramente in una maniera elementare. Eppure qua adesso Starolis è andato completamente in pallone, Urros cerca di salvare il salvabile. Bene, si è rifatto e porta a meno 2. Adesso secondo me l'allenatore dell'Eppan deve cercare di contrastare un po' la velocità di palla di Albin e compagnia bella, e il Fasano sicuramente cercherà di giocare con testa questi ultimi 3 minuti per portare a casa i 2 punti. Sotto passivo adesso il Fasano sta facendo tutto benissimo, ci sarà Albin, il solito Albin adesso a decidere questa situazione, sono sicuro. Opta per un tiro. E qua adesso gli arbitri dovrebbero dare il passivo. Comunque attenzione ad Albin, perché la sua invenzione, la parata, il muro, sempre ancora sotto passivo, e abbiamo visto un tiro mai visto qua da piano. Qua c'è il rigore e i 2 minuti sacrosanti, deve uscire Albin. Tempo fermato. E Albin ha fatto vedere una delle sue bordate, pazzesco. E sappiamo perché è stato nominato il miglior giocatore l'anno scorso di questo campionato Serie A, Beretta. Starolis adesso al rigore contro Vito. E fa suo questo gol a 1:45 dalla fine, a meno 2. Adesso esce Yannick su Albin. Jortenbo va a giocare al suo posto. Vediamo come reagisce la squadra pugliese su questo cambiamento di difesa. Deve rischiare parecchio il Lepan adesso, perché altrimenti non va bene. La palla va da Bortolot per il meno 1. Passaggio adesso a Ratko, che entra e qua si lotta fino alla fine. Esce e qua l'arbitro richiama tutto, fatto bene. Palla di nuovo, entra Ratko, fa suo a meno 1 a 40 secondi, 50 secondi dalla fine. Come sempre qua ad Eppan, partite pazzesche. C'è ancora un time out da prendere da parte del Fasano. Tutto è qua, c'è il time out, tra un minuto ci sentiamo.
31 secondi dalla fine, tutti nervosi, tutti coi capelli rizzi, adesso si prende anche Francesco, si prende anche il giallo a 31 secondi. Deve rischiare l'allenatore dell'Epan, cosa si inventerà per questi secondi? Secondo me un pari sarebbe comunque il risultato ideale, ma qua si rischia pure di finirla peggio la partita. Senza fallo deve giocare l'Epan. Ecco, adesso a 20 secondi dalla fine, passivo, passivo ancora Carlo, e buonanotte per l'Epan. Carlo fa il più uno e qua c'è ancora il tiro e il gol. Mancano ancora 4 secondi, non è finita, sul risultato di 31 a 32 per il Fasano. Altro cartellino rosso per Franceschetti, che deve uscire per 3 minuti, 3 volte 2 minuti. E adesso mancano questi 4 secondi, solo un miracolo potrebbe salvare la squadra dell'Epan. Intanto è rientrato Jarlström, l'Epan si ritrova in doppio vantaggio numerico. Vediamo come finisce tutta la partita. Devono tornare a fare distanza di 3 metri. Albin comanda il campo. Che partita, che finale di partita, cari signori e signori, davanti al PC. Ecco, sono adesso 4 secondi. Palla Albin. Questo è passivo e passivo e rigore, passivo e rigore per il Lepan, in quanto non si può passare la palla in questo modo al portiere, è inammissibile. E vediamo che è stata applicata la regola, benissimo da parte degli arbitri in campo, anzi sono 9 metri, purtroppo solo 9 metri. E sarà comunque adesso difficile fare un gol, ma anche lui ha tutte le carte in regola per fare questo tiro e per segnare. Sarà difficile. Che finale di partita, mamma mia, mamma mia. E pari, e pari, e pari, e questa volta è stato un punto vinto dalla squadra dell'Epan. Vediamo che tutti cercano di calmare gli altri, speriamo che non finisca a pugni qua, speriamo veramente, perché è inutile, è il risultato giusto. E vediamo che l'Epan ha fatto un punto contro la squadra che è prima nella classifica di questo campionato. Tutti si calmeranno tra poco, prendendo anche forse una birra in più. Speriamo per tutti, l'Epan ha fatto un altro pari. Sono molto contento per il nostro giocatore della Lituania che ha fatto questo gol del pari. E secondo me possono essere contenti, contenti tutti, possono essere contenti tutti, in quanto un punto fa bene a tutti quanti. E secondo me l'Epan non avrebbe meritato di perdere questa partita, perché ha fatto vedere di che pasta è fatta, ci ha creduto comunque fino alla fine, anche essendo stato in vantaggio per diversi momenti di partita. Bene, dopo 5 partite l'Epan ha fatto 3 pareggi, ha fatto una vittoria e ha fatto una sconfitta, ci sta benissimo. Siamo abituati quest'anno a Palmo fino alla fine. Questa sera alla Piano è andata bene, l'ultima volta col Merano è andata male. La squadra sta in piedi, sta in salute e per fortuna per tutti non è successo niente di grave e tutti a casa con un punto. Noi ci sentiamo qua dal magico palazzetto di Appiano tra 2 settimane. La ringrazio di avere tanta fiducia in noi.
e ci sentiamo alla prossima e buona pallamano a tutti.
Adam Klimek, sorridente o piangente dopo questa partita contro il Fasano? Dimmi. Sempre sorridente, mi dispiace che oggi è partita un po' hanno rovinato arbitri, hanno sbagliato veramente tanto, però noi abbiamo giocato alla fine e oggi abbiamo punto portato noi. Ecco, io allora, noi siamo qua da Piano, sono i campioni del mondo dei pareggi, giusto? Allora, ma la differenza tra le ultime partite e quella di oggi, come sta? Com'è la differenza? La differenza è questa, che ultime partite eravamo noi sempre sopra e altre squadre correvano dietro di noi. Noi abbiamo lavorato tantissimo ultime due settimane per correggere questa cosa, per giocare più lungo, per sbagliare meno. Oggi si vedeva e quello ha portato la frutta, due settimane di lavoro. Sono molto contento della squadra che gestiva la partita molto meglio, attacco lungo e abbiamo creato veramente tante situazioni. Pochi sforzi, giustamente avendo in porta come Vito non è facile segnare, però abbiamo portato un grande punto oggi. Sì, da parte mia grandi complimenti per la prestazione. A un certo punto si pensava ad una sconfitta interna che sarebbe stata non gradita, però secondo me era un'ascensione troppo forte. Per me o per te il pari ci sta, tu che ne dici? Sì, giustamente, perché ultime due minuti eravamo sotto 3 o 4 e siamo riusciti a pareggiare, allora giustamente con grande Fasano punto è molto molto importante a casa nostra. Ok, ti ringrazio e alla prossima, ti auguro tutto il bene per il tuo lavoro, per la squadra, tanti nervi, grazie e alla prossima. Adam Klimek. Grazie mille, ciao. Prego. Adesso io faccio, sai cosa faccio? Che lui ha detto che non viene, parlo io. Tu stu weiter. Na, er kommt nicht, er redt. Ja, ich. Buonasera, io sono Otto Forer, io sono quello che parla sempre al vostro PC. Ho parlato prima con Adam Klimek e ci ha detto tutto quello del suo Piano e volevo fare l'intervista a Francesco Ancona, ma lui ha detto che potevo dire che si è rotto le scatole, per cui non viene davanti alla telecamera. Mi dispiace per tutti quanti, comunque ci sta anche questo. Per me è stata una partita molto bella, una partita veramente tirata fino alla fine, dove che il pareggio secondo me va bene ad entrambe le squadre. Abbiamo visto una squadra dell'Eppan che, essendo sotto di un paio di gol alla fine poi è riuscita a fare il pari. Abbiamo visto che il Fasano è un'ottima squadra, è un Fasano che ha fatto diretta. E purtroppo per il Fasano questa sera ci sta solamente un punto. Ringrazio tutti di seguirci sempre qua da Piano, dalla Raiffeisenhalle e dalla prossima a tutti quanti. Grazie e buona pallamano.